Dunque, spesso riceviamo lamentele, ma siamo anche noi lamentosi, diciamo, per quando vediamo nostri concittadini con uno scarso senso di rispetto per le regole della circolazione stradale. Per esempio, questa mattina ci sono andati in tilt i semafori di Sottomarina e c'è stata veramente una situazione di caos, soprattutto per chi in bicicletta elettrica praticamente non rispettava le precedenze. Questo sia di giovani ma anche di meno giovani, sia ben chiaro. Detto questo, non bisogna dire che non è sempre così. Infatti, questa mattina abbiamo avuto l'esempio nella stessa mattinata di altre persone con un profondo senso civico, perché c'è stato, ci sembra di poter dire, un lieve incidente stradale proprio all'inizio della fondamenta di Canal Lombardo e alcuni cittadini si sono attivati nel soccorrere questa persona. Credo che l'incidente non sia nulla di grave, per fortuna, ma comunque hanno messo un ombrellone appunto per proteggerlo dal sole e altri hanno regolato, in particolare una persona, ha regolato il traffico. Non ci sembra che sia stato un vigile urbano in borghese, ma proprio un cittadino ha regolato il traffico in modo da fare in modo che a senso alternato il traffico potesse continuare. Poi sono arrivati ambulanze e automedica, hanno soccorso il malcapitato. E ci sembra di poter dire che tutto bene quel che finisce bene, e quindi noi siamo abituati a porre all'indice più le cose negative, ma evidentemente per fortuna ci sono anche tante cose positive che a volte non abbiamo modo di vedere, ma questa mattina casualmente passavamo da quella parte e abbiamo visto e ci è piaciuto mettere in evidenza questo bellissimo senso civico di alcune persone, adesso non sappiamo se sono concittadini o turisti, ma comunque persone che hanno dato un ottimo esempio.